Ciao ragazzi, benvenuti in questo primo video della nuova stagione del nuovo anno. Vado dritto al sodo perché sarà un video estremamente lungo, quindi innanzitutto buone feste e buon anno a tutti voi e iniziamo subito a creare questa struttura. Allora, intanto iscrivetevi al canale, vi sono eternamente grato, continuiamo a far crescere questa community, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto o vi è servito, se non vi è piaciuto mi dispiace tanto, ce ne sono moltissimi altri. Sigla! Bene, allora cosa voglio fare in questo video? In questi giorni ho messo a punto quello che è il mio tema in repository Sensei S2 e ho aggiunto tutte quelle funzionalità che fino ad oggi mancavano. Ok? Adesso è possibile veramente fare. Ho sbloccato delle opzioni, ok? Un po' come quando si gioca a Mario Kart, avete preso tante monete e ho sbloccato delle opzioni. Oggi voglio farvi vedere come possiamo costruire un sito professionale super basico, ok? Comunque un sito professionale. Ma un sito vincolato graficamente, ma con piena libertà di contenuti, utilizzando appunto WordPress e il mio tema gratuito in repository, che al momento però non dovrebbe essere ancora disponibile quando è uscito questo video. La versione 2.5.0, che porta grandi cambiamenti, quindi occhio ai changelog se già usate il mio tema, uscirà con WordPress 6.2, ovviamente. Allora, iniziamo, andiamo a facciamo proprio tutti i passaggi, ok? Quindi per questo sarà un video super lungo. Allora, iniziamo con l'installazione di WordPress. Facciamo un'installazione locale e andiamo. Quindi qui bello che finalmente hanno messo i placeholder, non è che c'è voleva tantissimo ad arrivarci a fare sta roba. Allora, il database ho chiamato WP Video, nome utente root perché siamo in locale e facciamo invia. Ok, avviamo l'installazione. Poi cominciamo a compilare. Quindi facciamo un sito sui videogame. È la prima cosa che mi è venuta in mente di fare, ok? Quindi facciamo proprio una roba carina dove parliamo di videogame in generale. Vedete che qua poi mi arrivano tutti i suggerimenti di tutte le cose che ho già fatto di recente che mantiene memoria. Quindi scriviamo titolo Le migliori console del 2023. Poi nome utente mettiamo Simone. Qui facciamo una password super easy che ci serve perché dobbiamo loggarci costantemente. E qui vado ad inserire il mio indirizzo email info chioccio Simone. Bella Sin.com, scoraggio motori di ricerca non mi interessa. Andiamo pertanto a installare WordPress e ce l'abbiamo fatta. Molto bene, quindi facciamo accedi e andiamo a loggarci. Adesso andiamo a fare tutti quei passaggi preliminari che devo fare normalmente quando vado a strutturare, cioè tutte quelle cose che io di solito faccio quando andiamo a creare una nuova installazione anche per un mio cliente. Allora, in prima battuta passiamo qua, vado a sistemare i plugin, che questi qua non mi servono assolutamente, quindi li vado assolutamente a togliere dalle palle. Faccio applica e li vado a eliminare. E vado ad aggiungermi invece, vediamo un po', facciamo che mi serviranno Contact Form 7. Vediamo se c'è già scritto anche no, Contact Form 7, ci andiamo a caricare, che poi facciamo anche la paginetta del form, e poi andiamo a caricarci anche, mettiamo anche i cookie giustamente, quindi andiamo a caricarci anche, vediamo, usiamo Compliance, anche perché Smart Cookie Kit non è mai più stato aggiornato, e quindi io non so cosa farci, mio malgrado sono costretto a cambiare. Compliance, ok. Installiamo e siamo a posto. Per il momento li lasciamo lì. Molto bene, adesso andiamo. Allora, vado a crearmi delle pagine che mi serviranno dopo e poi facciamo tutte le impostazioni del caso. Quindi creazione delle pagine. Intanto andiamo a fare una modifica rapida su questa e la andiamo a pubblicare che poi ci serve. Quindi faccio aggiorna e siamo a posto. Pagina di esempio la utilizziamo come pagina About Us, quindi facciamo pagina chi siamo, quindi andiamo a modificarla velocemente, scriviamo About. E qua andiamo a modificare anche lo slug, scriviamo about us e facciamo aggiorna e anche questa ce l'abbiamo. Poi ci andiamo a creare una home page, quindi una pagina home che andiamo a pubblicare pubblico e pubblico e poi ci andiamo a creare una pagina per le novità, chiamiamola novità, ok? Che useremo come news, novità, news, insomma, quello che vi pare.
e andremo a sfruttare qui gli articoli. Ok, quindi. Adesso vado in prima battuta, però devo fare una cosa importante, devo andare nella sezione degli aggiornamenti e disabilitare gli aggiornamenti automatici, quindi clicco qui. Poi andiamo nelle impostazioni di lettura e andiamo a definire una pagina statica come pagina iniziale, la home, e la pagina degli articoli mettiamo novità. Qua ne mettiamo 9, ok, perché usando il mio tema sono colonne da 3, molto bene, e poi andiamo a modificare la definizione dei permalink. A me piace mettere nome articolo e qua ci mettiamo slash novità. Ok, salvo le modifiche e adesso andiamo a creare le tre categorie. Allora, creeremo tre categorie. Facciamo Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox. Facciamo così, parlando di videogame. Quindi vado qua, vado nelle categorie, mettiamo. Allora, modifichiamo senza categoria, la facciamo diventare la categoria di default. Quindi qua scrivo Nintendo Switch. Me lo suggerisce perché ovviamente l'esercizio l'avevo già fatto per andare a prepararvelo. Quindi cambio lo slug, Nintendo Switch, e faccio aggiorna, molto bene. Poi andiamo ad inserire, torna alle categorie, andiamo ad inserire cosa che abbiamo detto, PlayStation 5, sono arrivati alla 5, PlayStation, no, aspetta, Station si scrive con la maiuscola, Station 5 come categoria genitore, e l'andiamo ad aggiungere, e poi andiamo a mettere l'ultima che è la Xbox, che mi pare si scriva così, giusto? E aggiungiamo una nuova categoria. Quindi le categorie sono fatte. Allora, adesso io ho già ovviamente impostato. Ah, mi devo aggiungere un altro plugin. Ok, allora nella sezione aspetto, vedete, abbiamo temi e editor. Perché? Perché giustamente all'interno della sezione dei temi c'è il predefinito, il tema FSE. Ok, allora adesso vado a togliere intanto i temi che non mi servono, come è giusto che sia. Vado a eliminare questo. Vado a eliminare questo. E vado ad attivare questo. Dettagli del tema, vedete, questo è quello ancora non disponibile a 2.5.0, bella, bello piazzato che potremmo utilizzare oggi. Quindi lo vado ad attivare. E adesso che l'abbiamo attivato, andiamo a vedere l'anteprima e dovremmo avere questa situazione qua. Eccola qui, le migliori console 2023. Fantastico. Allora, adesso cominciamo a fare le personalizzazioni. Allora, per personalizzare, voi sapete che comunque WordPress parte dal presupposto che voi non dobbiate mai andare a mettere mano, ovviamente, al codice. Quindi è quello che noi non faremo oggi, anche se questo è un canale che parla spesso di codice. Oggi voglio proprio solo mostrarvi come usare questo tema al top per creare cose. Quindi, non dovendo utilizzare, fare del codice, andiamo direttamente a usare lo strumento personalizza, così vediamo anche le novità di questa versione 2.5.0. Allora, clicco personalizza. Allora, prima sezione era presente anche prima, denominazione del sito. Molto bene. Allora, io ovviamente mi sono preparato una serie di immagini da inserire. Qui abbiamo le migliori console 2023, qui andiamo ad inserire un motto, scriviamo quali console comprare. E il motto, vedete, viene utilizzato in quel modo. Dopodiché andiamo a caricarci. Allora, io qua dovrei avere la sequenza di immagini che sono qua in desktop, vedete? Ho preso una cover, che è quella che andremo a caricare, una favicon, un'immagine per la hero section, un'immagine per i post, un logo di test e una sezione per il post. Ok, allora iniziamo con il logo. Il logo lo prendiamo e lo andiamo a trascinare qui. E non piglia, ovviamente, perché non sono in Gutenberg cogliore. Ok, allora andiamo a prendere il logo e lo andiamo a cacciare qua. Vi ricordo sempre di mettere il logo, l'alt, ok, logo, test logo, nome dell'azienda. Facciamo seleziona, saltiamo il ritaglio e dovrei poter vedere tranquillamente il mio logo. Eccolo qui. Poi. Andiamo giù e andiamo a caricare la favicon. Quindi vado qui, mi piglio la favicon, la vado a tirar su. Ovviamente la favicon non serve il testo alternativo e la vado ad inserire ed eccola qua sopra che l'abbiamo piazzata. Ok, quindi fino a qua ce l'abbiamo. Vado a pubblicare queste belle modifiche. Torniamo indietro. Immagine dell'header, devo andare a modificare questa, quindi posso andare ad aggiungere una nuova immagine, quella che mi sono ovviamente già preparato per la home page, che non è questa, ma è questa qui per la hero section. Tutte le immagini, ragazzi, le ho prese da Unsplash, ok? Quindi qua scrivo Hero, ovviamente sto mettendo degli alt a caso perché stiamo giocando.
Selezione ritaglia, salto ritaglio perché l'immagine avevo già fatta dalle dimensioni corrette. Ecco qui che ce l'abbiamo e siamo a posto. Molto bene anche qua, possiamo pubblicare anche questa modifica. Torniamo indietro. Nuova sezione che ho inserito è questa qua, la Call to Action. Ok, quindi la gestione del bottone fisso che c'è qui. Possiamo definire nella prima sezione, possiamo definire il testo. Quindi qua posso scrivere catalogo giochi tipo. E qui potete andare ad incollare ovviamente il link della pagina a cui questa call to action deve rimandare. Vedete che è già uscito catalogo giochi. Adesso qui posso lasciare tranquillamente ovviamente questa sezione qua. Poi mi dovrei creare anche la pagina contatti, se non ricordo male, e mi serve anche un altro plugin perché voglio eliminare i blocchi widget. Ok, e anche questa ce l'abbiamo. Poi menu, widget, impostazioni, CSS aggiuntivo, home page sono cose che andiamo a sistemare successivamente. Ok, però direi che fino a qua ce l'abbiamo. Abbiamo pubblicato tutto molto bene, possiamo uscire da personalizza. Allora torno di qua adesso e mi vado a creare la nuova paginetta che mi manca. Facciamo aggiungi pagina e facciamo la pagina contatti che prima non ho messo. Mi serve anche questa, contatti. Mi serve perché voglio ovviamente adesso andare a creare il menu di navigazione. Quindi facciamo aspetto menu, andiamo a creare un nostro main menu, bellissimo. Ok, quindi allora teniamo la pagina home, novità lo portiamo giù qui, mettiamo l'about us qua, la privacy policy sicuramente va dappertutto tranne dove deve andare. Aspetta che creo il menu prima, se no mi fa un casino. Ok, about us, novità, contatti, e sotto novità andiamo ad inserire le categorie. Vediamo un po' le tre categorie, mostra tutti, seleziona tutti, aggiungi al menu e andiamo a metterci Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox. E andiamo a posizionare il menu, lo posizioniamo qua, header, facciamo salva, molto bene, e dall'altra parte dovremmo tranquillamente avere il nostro menu di navigazione che ci porta verso le nostre paginette home, about us. Ok, molto bene, novità, che è la sezione del blog dove abbiamo un unico articolo. Ok, e contatti, che è la nostra paginetta vuota. Molto 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 bene, e fin qua ce l'abbiamo. Ok, ottimo. Allora partiamo da gestire un attimino, prima di terminare la nostra home page e di lavorarci, andiamo a sistemare il nostro primo articolo, quello che abbiamo, che quindi abbiamo su novità, cioè ciao mondo qua. Ok, e ce lo andiamo a gestire un attimo. Eccolo qui il nostro primo articolo. Allora lo andiamo a modificare, quindi lo andiamo a gestire modificando questo. Ok, senza problemi, quindi facciamo modifica articolo senza qua crearne un altro. Gli andiamo ad inserire un nuovo titolo, quindi lo chiamiamo vediamo un po'. Poi mi sono preso un articolo che ho copiato da Wikipedia e ce lo giochiamo direttamente lì. Allora tiriamo via questo. Quanti tipi di console ci sono? E lo mettiamo qua. Andiamo a modificare lo slug. Ok, quanti trattino tipi di trattino console trattino c trattino sono. Ok, perfetto, ottimo, facciamo aggiorna. Tiriamo via questa parte qua che non mi serve a un cacchio, e poi vado a copiarmi questo articolo che ho preso da Wikipedia. Ok, che ha già dei link e tutto quanto, va benissimo, lo lasciamo così, nessun problema per quanto mi riguarda. Poi è un articolo, lo andiamo ad assegnare a tutte e tre le categorie, così creiamo un po' di ciccia. Ok, poi mettiamo come tag, facciamo console, mettiamo un tag nuovo. Ok, poi andiamo ad impostare un'immagine in evidenza, quindi come immagine in evidenza mettiamo, vediamo, questa qua che avevo scelto per i post, ce la andiamo a caricare qua. Ok, la chiamiamo post e facciamo imposta immagine in evidenza, molto bene, e possiamo anche andare a aggiornare il tutto. Ok, cos'altro dovevo farci qua, fammi pensare. Ah sì, dobbiamo tagliare un attimo perché giustamente ci abbiamo il tema ci ha i temi in repo, sono costretti a mostrare tutto l'articolo per poter utilizzare il more. Quindi vediamo un attimino questo qui, leggi tutto dovrebbe essere. Beh, proviamolo. Allora, per vedere questa cosa dobbiamo andare, beh, intanto vediamo l'articolo che dovrebbe essere bello e completo. Quindi l'articolo è fatto, tutti i link e tutto il resto. Ah, qui abbiamo anche i commenti, quindi ciao, che bel sito, ti sei iscritto al canale?
il canale, proviamo ad inserire un bel commento, vediamo se funziona tutto. Eccolo qui, un bel commentone. Ok, non mi mette l'avatar perché ho usato una mail che non è iscritta a Gravatar. Dio solo sa perché, tra parentesi non me lo spiego. Qui abbiamo sistemato, ok, siamo a posto. Allora vediamo se vado a vedere novità, vediamo se me lo taglia. No, vedete che non lo taglia. Dovrebbe tagliare l'anteprima, quindi non è questo qui. Quindi per andare a fare il more dove voglio io, devo usare altro, vediamo. Questo qua, eccolo qua, questo è anche quello vecchio che c'era nel vecchio editor, se non ricordo male, che mi dovrebbe andare a tagliare l'articolo dove voglio io. Ok, questa cosa si può tranquillamente gestire andando ad inserire un excerpt al posto del the content all'interno della struttura, quindi nessun problema. Ok, anche la pagina del blog è fatta. Ovviamente ci sono le varie categorie. Se vado a cliccare di qua potremmo vedere il nostro bell'articolo. La 404 è già fatta perché è definita. I commenti funzionano tranquillamente se mai dovessimo averli. Se vado in home page dovremmo avere l'immagine in evidenza e l'anteprima del nostro bell'articolo. Molto, molto, molto bene. Allora, passiamo alla sezione dei widget. I widget mi stanno particolarmente sulle palle perché non amo la struttura che è stata inserita da parte di WordPress della gestione di quelli che sono i blocchi widget. Ok, quindi andiamo a vedere semplicemente di toglierli. Si può fare con una riga di codice, ok, ma ripeto, non volevo mettere codice in questo sito che andiamo a fare. Quindi vedete che se vado alla sezione widget ho i blocchi, non ce li voglio tra le palle, quindi andiamo a mettere il plugin, quello classic widget, così ce li togliamo dai maroni. Classic widget, anche se presto credo non avrà più supporto, ma non ha importanza perché ripeto basta una riga di codice. Quindi installo questo, lo vado ad attivare, faccio attiva, i widget scompaiono, andiamo a togliere quelli che non ci servono. Quindi vado, aspetto widget, ecco qua che possiamo andare a eliminare i blocchi che non mi piacciono assolutamente in questa sezione, proprio per nulla al mondo. Qui ne abbiamo altri, li andiamo intanto a togliere, poi comunque inevitabilmente andremo a gestire footer e header. Allora, qui intanto andiamo a mettere un cerca come era prima, facciamo una cosa super basica, mettiamo gli articoli recenti. Ok, e andiamo a mettere magari le categorie che appaiono tutte perché sono state assegnate tutte allo stesso articolo. Quindi chiudo qua, vado a vedere di qua. Se andiamo nell'articolo dove ci sono i widget, adesso vedete che ci sono i widget normali e il footer si è svuotato. Ok, e anche questa parte è bella che è fatta. Vedete che stiamo andando via molto molto bene. Se conosciamo il tema, insomma, possiamo fare molte cose in modalità molto molto interessante. Allora, io comincerei adesso a gestire i contenuti della home page. Vediamo un po', perché grazie a Gutenberg adesso e alle migliorie che ho fatto nel tema possiamo fare praticamente qualsiasi cosa. Allora, iniziamo, andiamo in home page. Aspetta che sto usando un monitor separato, ragazzi, per alcune cose, quindi ci sto prendendo un po' mano. Se ogni tanto vedete che si impianta roba, è colpa mia, sono disagiato io. Allora, facciamo il modifica pagina e iniziamo a gestire. Allora, nella modifica della pagina iniziamo a mettere le cose che vogliamo andare a gestire. Allora, voglio fare una sezione media testo, poi voglio creare un'area a full size, ok? A pieno schermo dove posso andare a gestire una cover full size con del testo sopra, ok? E poi voglio andare a creare una piccola struttura tra colonne che richiami magari i nostri servizi. Allora, come possiamo gestire tutto anche sfruttando le classi presenti all'interno del tema, che è molto importante conoscere per poter fare quello che vogliamo, ok? Allora, intanto iniziamo a crearci la sezioncina con il blocco media testo. Ok, allora dentro la sezione dove c'è l'area media ci andiamo a caricare l'immagine che avevo scelto per questa parte qui, che dovrebbe essere questa, che si chiama home page. Ok, andiamo ad inserire, ripeto, le immagini sono già ottimizzate, ok? Quindi non c'è la possibilità di cambiarle.
caricare cose troppo pesanti o cose che non funzionano, eccetera. Cioè, sono tutte procedure che ho fatto prima, ok? Allora, se io adesso ho aggiornato e andiamo a vedere qua sotto, cominciamo a vedere ovviamente la nostra struttura. Qui c'è uno spazio che è stato creato dal tema, l'ho messo in una spacer iniziale che va benissimo, e poi c'è una spaziatura sotto che mi va a staccare dall'anteprima del blog fatto con CSS Grid. Come potete vedere, la struttura ovviamente è a pieno schermo. Come possiamo risolvere questa cosa? È facilissimo. Ci basta semplicemente sfruttare la classe già presente nel mio foglio di stile. Quindi se io prendo il blocco media testo, vado qua sotto dove ci sono le classi avanzate, ok, qui possiamo andare ad aggiungere la classe che si chiama content, che è quella che mi fa il contenitore bello flessibile. Se vado di qua, vedete? Ho il mio contenitore che ovviamente è completamente flessibile e quindi si adatta tranquillamente al mio contenuto. E abbiamo fatto questa cosa molto bene e molto velocemente, ok? Adesso andiamo ad inserire dei contenuti di qua. Allora, io qua partirei con un bel H2, tipo. Facciamo un H2, scriviamo a cosa serve la console. Ok, poi facciamo un paragrafo e ce l'abbiamo, andiamo ad aggiornare, andiamo a vedere. Noi abbiamo creato un bel paragrafetto, non ho idea di cosa ho scritto, ma va bene. A cosa serve la console? Disgrafia, portami via. E andiamo a fare un bel pulsantino qua sotto, anche i pulsanti li ho messi a posto. Quindi, allora, andiamo a prendere i pulsanti, qua scriviamo contattaci, tipo ad esempio mettiamo il link, andiamo a cercare la pagina contatti da qua, ok, eccola qui, l'andiamo ad applicare, è già applicata, sì, ok, molto bene, facciamo aggiorna e dovremmo avere la nostra struttura con il nostro bel pulsantone che ci rimanda alla pagina contatti, molto ma molto bene. Allora, se vado a vedere responsive un attimo, vediamo se abbiamo problemi con questa cosa. Vedete che qua è tutto appiccicato. Questo purtroppo è un problema che, ahimè, succede molto spesso nel blocco media testo. Dobbiamo ricordarci di andare ad inserire magari qui su un blocchettino che mi permetta di avere una spaziatura quando vado sotto, tipo una cosa super easy. Ok, facciamo, dai, facciamo 40 pixel, una quarantina di pixel qua che andiamo ad inserire prima del titolo. Vedete? Già facendo così abbiamo aggiunto uno spazio molto utile, vedete, che ci permette di avere una leggibilità migliore e uno stacco lì. Cazzatine, ragazzi, però insomma, sono piccole cosettine che bisogna sempre mettere a posto. Non capisco perché l'hanno gestita in questo modo, ma va bene. Allora, poi voglio fare una strutturina super carinissima, vediamo un attimo come la possiamo gestire. Facciamo una copertina, un gruppo, un titolo, un paragrafo. Andiamo qua sotto e voglio fare la cover. Andiamo ad inserire in prima battuta uno spazio vuoto, facciamo 70 pixel come quella sopra. Quindi creiamo 70 pixel di spazio. Se vado di qua e ricarico, vedrete che qui adesso raddoppia, molto bene. E adesso voglio fare la mia coverina. Quindi la coverina la voglio fare full size, quindi qui lo spaziatore ce l'abbiamo. Qui adesso vado a creare copertina. Cacchio, ho scritto una qua, copertina. E andiamo a utilizzare libreria media. Ah, posso usare anche l'immagine in evidenza, questa non me la ricordavo. Allora, libreria media carica, andiamo a caricare l'immagine che ho deciso di usare come cover, che è questa, anche questa già bella ottimizzata con le misure giuste e tutto quello che ci va dietro. È uno sfondo, quindi non ci metto l'alt. Adesso cosa succede? Succede che dobbiamo creare un gruppo. Però prima voglio che questa struttura appaia, ok? Come faccio a farla apparire? Per farla apparire posso utilizzare nelle classi avanzate un'altra delle classi presenti nel mio tema. La classe Fade ci permette di avere l'apparizione con la dissolvenza in entrata. Ok, adesso dovrei già vedere un po' di cover, vedete? E vedete che c'è l'effetto che arriva. Mentre questo arriva già perché il blocco iniziale ha l'effetto, vedete, se io vado qua, carico, appare questa parte, scendo, appare quella, e adesso che scendo ho aggiunto l'effetto fade anche lì. Adesso andiamo qua, però c'è lo stesso problema di prima. Questa deve essere full size, quindi qua dentro devo mettere un contenitore. Non andiamo a mettere direttamente un paragrafo, ma facciamo una cosa molto più utile alla causa. Aggiungiamo un nuovo blocco e scegliamo un blocco gruppo. E il blocco gruppo che mi permette di raggruppare gli elementi alle avanzate sue, gli diciamo che può essere un div o anche una section, quello che vi pare, eccetera. Facciamo una section, ok, tanto poco ci cambia. E gli andiamo a aggiungere la class content, così che mi vada a
a centrare come abbiamo fatto prima i nostri elementi. Adesso qui andiamo a fare un bel H3, ok, visto che l'H2 l'abbiamo già usato, e gli diciamo le 5 migliori console del 2022 a confronto, facciamo una cosa del genere, ok, ma vediamo se usare una H3 va benissimo, se usiamo una H3, e poi potremmo andare a mettere questo testo al centro, ok, e poi possiamo andare a capo qua, sempre dentro il gruppo. Se avete dubbi si guarda qui un attimo e si va a vedere come stiamo settando, vedete dentro il gruppo ci sono le console. Se adesso andiamo qua e facciamo un paragrafo, io posso andare ad inserire questo paragrafo, lo metto centrato e vedete che il bastardo me lo mette sempre fuori, ovviamente, quindi devo pigliare un attimo e portarlo dentro il gruppo. Ecco, questa cosa qua Gutenberg mi rompe un po' i maroni. Allora facciamo aggiorna. Siccome sto lavorando su un blocco cover, anche se vale comunque il mio foglio di stile, teoricamente il buon Gutenberg dovrebbe mostrarmele già bianche, settate con uno stile suo in linea. Questa cosa qua è molto molto importante per quanto ci riguarda, perché ci permette di avere ovviamente la possibilità di andare a gestire questi testi senza dover mettere mano al CSS. Comunque a prescindere possiamo tranquillamente gestire tutto. Adesso volevo dare un attimo, volevo fare questo testo un po' più grande, obiettivamente, di tipografia. Ok, allora vediamo un po' come l'avevo fatto nell'originale, anche se voi non lo vedete l'originale. Allora sì, volevo aumentare un po' sia il testo del titolo, portiamo a M il testo del titolo e a L portiamo la dimensione dell'H3. Ok, perfetto. Allora li facciamo un po' più cicciotti, tanto vado a chiudere qua. Allora prendiamo il titolo qua e lo portiamo a L, lo facciamo un po' più grande. Prendiamo questo qui e lo portiamo a M e lo facciamo un po' più grande, così viene fuori una cosa un po' più carina. E anche in questo caso vedete, stiamo solamente giocando con Gutenberg, non stiamo facendo niente in particolare. Allora, il terzo blocco che voglio andare a gestire è il blocco delle colonne. Se ogni tanto vedete scompare il mouse è che semplicemente sto andando a copiare i testi dall'altra parte, quindi non ci fate caso. Allora, voglio creare una struttura a tre colonne, però la prima cosa che devo andare ovviamente a fare è crearmi un altro spaziatore da 70 pixel per staccarmi dal pezzo sopra. Qua ce l'abbiamo. Ok, e qui mi voglio andare a creare le tre colonne, quindi se qui vado a ricaricare la pagina abbiamo la nostra struttura fin qua è fatta e i 140, ok, qua sotto, e siamo a posto. E adesso andiamo a creare una sezione a tre colonne, ok, dove andremo ad inserire, che ne so, i nostri tre blocchi, le nostre tre categorie, tipo combo di testo e un pulsantino, ok? Quindi andiamo a vedere un attimino come gestire questa cosa e andiamo ad inserire tutta l'ambaradan. Allora partiamo da qua, facciamo il blocco colonne e selezioniamo tre colonne. Allora qui la possiamo gestire in maniera molto semplice. La prima cosa che io andrei a fare è a prendere le tre colonne e farle apparire con la dissolvenza, quindi questa cosa qua la facciamo per ogni singola colonna, ok? Perché per ogni singola colonna invece che per il blocco colonne intero? Semplicemente perché poi quando vado nel mobile giustamente le colonne appaiono una sotto l'altra, quindi preferisco farle apparire una alla volta piuttosto che tutte insieme. Però qui adesso devo andare a prendere, vedete c'è il blocco colonne, il blocco colonne generale, vado nelle avanzate qua e qua gli metto il content, ok, che così le mie colonne vanno al centro e siamo a posto. Adesso giochiamo con un escamotage abbastanza carina e super easy, quindi facciamo che abbiamo un titolo, quindi facciamo un H3 e come dicevo prima andiamo a mettere le categorie. Allora qua scrivo Nintendo Switch. Ok, io di solito sono solito fare queste cose abbastanza velocemente andando a copiarmi gli elementi. Adesso questo qua lo mettiamo al centro, poi qua mettiamo un paragrafo di anteprima e andiamo a cacciarlo al centro anche questo, ok, e poi facciamo un pulsantino comprale ora, tipo vediamo comprale ora. Ok, molto bene, questo lo dobbiamo cacciare al centro, mi pare che ci basta andare a giustificare l'elemento così. Poi ovviamente qua dobbiamo fare il link, facciamo qua
Ok, qua volendo potrei fare anche il link sul testo, non importa. E la mia prima colonna dovrebbe essere fatta, vediamo un po'. Eccola qui, guarda che bella. Perfetto, direi. Ho scritto comprale, no, comprala. Comprala, ok, aggiorna. Adesso come facciamo a fare gli altri? Beh, allora io farei una roba di questo tipo. Vado nella seconda colonna, ci vado a mettere l'H3. E il mio cane nel frattempo abbaia meravigliosamente, quindi facciamo Play Station 5, la centriamo, l'ho già centrata, poi andrei a prendermi, visto che tanto ce l'abbiamo già fatto, andrei a prendermi la duplicazione di questo blocco, lo trascinerei di qua. Quindi qua ce l'abbiamo. Per lo stesso principio poi lo andrei a duplicare di nuovo e così lo mettiamo anche di qua, su quest'altra di qua. Ok, ce l'abbiamo. Poi andiamo a fare il terzo titolo. Vediamo qua, prendo un altro titolo e faccio un altro H3 e lo vado a centrare. E qua scriviamo Xbox e me lo caccio sopra, così siamo a posto. Molto bene. E poi andiamo a prendere il blocco nella prima colonna, che è il blocco quello dei pulsanti, quindi questo qua, perché dentro ci sono dei pezzi, invece io devo selezionare questo. E possiamo fare la stessa identica cosa, quindi lo andiamo a duplicare. E ce lo portiamo anche nelle altre colonne, così anche le colonne sono belle e fatte. E faccio aggiorna e quindi dovrei avere le mie belle tre colonnine belle fatte. Ecco qua. Ok, guardate che bene. Ok, la nostra home page è fatta, è ovviamente completamente responsive perché ovviamente funziona tutto perfettamente. Tutto bello settato, tutto bello responsive con le sue belle animazioni, con il nostro. Tutto l'ambaradan con il nostro articolo, eccetera, eccetera, eccetera. Molto, molto, molto bene. Ok, sono contento. Adesso dobbiamo andare a sistemare la parte relativa al footer. Allora, parte relativa al footer. Andiamo nella sezione aspetto widget e iniziamo a elaborare footer 1. Quindi, questo tema ha una colonna da 8 che occupa il 60% e una colonna da 4, quindi 8 più 4, 12, che occupa invece il rimanente 40%. Allora, nella prima andiamo a mettere i credits e tutto quello che riguarda la strutturazione, come si può dire, delle dinamiche aziendali, quindi email, telefono, quelle robe lì, ok? Nella seconda invece andiamo a mettere i social. Allora, andiamo dentro qua, vado in footer 1 e scendiamo ad inserire un blocco testo dentro qui. Molto bene, la prima cosa che voglio caricare è l'immagine, quindi vado a fare aggiungi media e mi vado a pigliare il logo che è questo qua, ok? Questo logo qua lui me lo carica 300x300, mi sembra, quindi torniamo ad inserirlo nell'articolo e ce l'abbiamo. Vedete, è molto grande, quindi vado nella sezione di testo, beh, ignoro l'HTML e vado a forzare le misure. Lui qua le ha preso il 300x79, quindi ha preso il taglio medium, quindi vado a forzare le misure, facciamo 120x32. Se non ricordo male, e facciamo un salva. Se torno in visuale ho il logo più piccolo, se torno di qua dovrei avere, vedete, il mio loghettino esattamente dove volevo. Adesso andiamo poi di seguito, qui c'è l'immagine, vado a capo e vado ad incollare un po' di testo che mi ero preparato, però mi ha preso l'HTML giustamente perché avevo incollato quello, quindi non va bene giustamente. Scusatemi, avevo incollato l'HTML nella sezione visuale, quindi andiamo qua, che non mi interessa, glielo metto qua. Allora, non sto qua a indentare, però vedete, abbiamo inserito quindi una UL. Ovviamente tutte queste cose qua le ho scritte e poi le potete settare direttamente dal visuale, ok? Io adesso ho fatto copia e incolla, però le potete andare a settare direttamente da qui con i link, con tutte le lambaradan, le colonne, le UL, sì, le colonne, le UL, eccetera, il link di richiamo, la privacy policy, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in teoria dovrei aver fatto tutto correttamente. Ecco qua, abbiamo il nostro link di rimando alla privacy, le nostre informazioni aziendali e i link sul telefono e l'email dell'azienda. Ok, molto 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 bene. Nel secondo blocco, dall'altra parte, invece, come vi dicevo, voglio andare ad inserire i social network. Bene, allora andiamo di qua, ci andiamo a mettere un altro bel blocco testo qua.
Preferisco il blocco testo perché non mi piace il blocco HTML che loro usano, quindi in footer 2 andiamo ad aggiungere un widget di testo, ok, e andiamo qua e ci scriviamo follow us on due punti, ok, poi andiamo in modalità testo e ci andiamo ad incollare il codice di questi elementi, quindi facciamo, vedete, allora in questo tema è implementato FontOfzone 4.7, quindi ci basta andare a pescare il nome delle icone con i vari link e le possiamo gestire. Qua mettiamo un'icona di Facebook, un'icona di Instagram, un'icona di Twitter, facciamo un salva, ok, e a rigor di logica qui poi non tocchiamo più. Se vado di qua dovrei poter vedere il mio testo e le mie tre icone. Naturalmente le mie tre icone sono estremamente piccoline, come potete vedere andrebbero anche spaziate, quindi volendo possiamo tranquillamente andare a ispezionarle un attimo, però vi posso già dire io come si chiamano gli elementi. Possiamo andare sul personalizza e fare un CSS aggiuntivo. Le icone si chiamano fa, ovviamente, e si trovano all'interno del footer. Quindi footer.widget, perché quelli sono widget.fa, vedete, metto un font size 20 pixel, margin right di 15 pixel, e ho creato le mie belle iconcine esattamente come le volevo. E anche questa sezione è bella e fatta. Quindi la nostra home page, la nostra struttura, il nostro menu, tutto il resto che c'è là dietro sono belli, belli, pronti e operativi. Quindi stiamo facendo veramente un ottimo lavoro e vedete, lo stiamo facendo in maniera molto molto rapida. Ok? Allora cominciamo a modificare i vari template. Allora, se io adesso voglio andare a gestire le mie paginette, posso usufruire di quelli che sono i template presenti all'interno della mia strutturina. Quindi, obiettivamente, facciamo una cosa super semplice all'interno della pagina, ok? E poi andiamo a gestire quelle che sono le modifiche, le gestioni della pagina contatti, che così siamo a bombissima, ok? Allora, chiudo qui. Andiamo in About Us, è una pagina semplice e vedete che qua ci sono gli articoli recenti. Allora, come faccio a gestire le modifiche dei template? Il tema implementa già da tempo memore tre diversi template. Abbiamo un template con la sidebar, li troviamo qua, vedete, template predefinito è quello con la sidebar, un template senza barra laterale ma con un contenitore e un template a larghezza piena che ci permette di fare a varie sezioni full size e non utilizzando le classi che abbiamo nel tema, come abbiamo fatto in home page. Allora, clicco su questo qua, larghezza piena. Infatti, se vado ad aggiornare, vedrete che da quest'altra parte adesso i miei contenuti non c'è più la sidebar, i miei contenuti sono a pieno schermo. Ok? Quindi in questo caso vale sempre il discorso che abbiamo fatto prima. Ok? Posso andare a prendere tutti questi elementi, eventualmente inserirli dentro un gruppo e poi settarli come voglio. Ok? Oppure posso andare a prendere l'altro template, se non ho necessità di fare full size, che è quello senza barra laterale, vado ad aggiornare. E vedrete che abbiamo il contenitore senza problemi. Poi, se vado ad inserire ad esempio un'immagine in evidenza, riutilizzo magari questa, la vado ad impostare. L'immagine in evidenza mi permette di andare ad avere una sezione iniziale, vedete, fatta con la grafica del tema. Poi, qua sotto con Gutenberg posso andare a costruire tutto quello che mi pare. Ok? Molto bene. Allora, adesso invece andiamo a settare la paginetta contatti. Nella pagina contatti ci mettiamo un form, la mappa di Google, ok, a caso, e poi un po' di recapiti che servono, ok? Quindi creiamo una sezione a due colonne. Allora, per la mappa e tutto il resto, per il form principalmente, dobbiamo andare ad attivare CF7. Quindi vado di qua e andiamo nella sezione dei plugin e cominciamo attivando Contact Form 7, che già ci crea un modulo di default. Ok? Quindi adesso posso chiudere qui, andiamo di qua, andiamo nella pagina contatti, mi faccio la modifica della pagina contatti. Alla pagina contatti andiamo a modificare da template predefinito, mettiamo quello senza barra laterale, facciamo aggiorna, così siamo a posto e andiamo. Molto bene, e adesso cominciamo a creare la struttura. Allora, in prima battuta andiamo a fare due colonne. Quindi prendo la sezione due colonne, in una colonna mettiamo il form, nell'altra colonna andiamo a mettere l'altra parte di struttura. Allora, facciamo che iniziamo con un titolo, mettiamo un H2 e scriviamo compila il form.
form, complia, ce la posso fare, compila il form, faccio aggiorna e poi dall'altra parte facciamo di nuovo un H2 anche qua, sì, e scriviamo i nostri recapiti tipo. E facciamo aggiorna, quindi vado di qua, andiamo a vedere, abbiamo i due H2, ok, perfetto, dentro le nostre colonne. Poi qua volendo possiamo mettere un piccolo paragrafo, che ne so, Loren ipsum dolor sit amet consectetur, tipo tanto sectetur, ok, faccio aggiorna e ce l'abbiamo, ok, e qui possiamo andare a caricare il nostro bel form. Allora, il nostro bel form posso usare CF7 con Contact Form 7, eccolo qua, il widget suo, ok? Vado a selezionare modulo di contatto 1, faccio aggiorna e il nostro form dovrebbe già apparire, perché sapete che lui va a mettere, Takayuki Miyoshi va a mettere ogni volta un suo primo blocco, ovviamente, di form di contatto predefinito, da cui noi possiamo andare poi a gestire. Lo voglio sistemare un attimo perché secondo me mancano due o tre robettine. Per poterlo sistemare vado di qua nella sezione contatto, me lo apro in una nuova scheda, vado qui e faccio la modifica sul modulo di contatto. Allora, una cosa che non mi piace è il fatto che lui vada a utilizzare le label all'interno per contenere i campi, questa cosa qua a me non piace, la metto qua. Ok, poi per la setting vi rimando un altro video del canale dove spiego come settare correttamente CF7. Ce ne sono video dove faccio queste cose, quindi vedete, se vado a salvare, pare una cazzata, ma data la formattazione del CSS del mio tema, se io vado così, vedete, si crea un po' uno spazio un po' più omogeneo. Poi cosa che devo fare? Devo andare ad inserire il campo, ovviamente siamo in pieno GDPR, quindi vado ad inserire il campo con il link per il trattamento dei dati, con link alla pagina privacy, eccetera eccetera eccetera. Inserisco tag, questo è obbligatorio in Europa, quindi vado a salvare e ci saranno sicuramente due robe da sistemare. Anche queste le possiamo sistemare tranquillamente andando a utilizzare il personalizza, andando ad ispezionare un attimino quella che è la struttura su cui stiamo andando a lavorare. I CSS sono quelli del tema, voglio dire, quindi quando chi fa queste cose qua ovviamente setta le sue cosettine, ovviamente le va a gestire con i suoi fogli di stile. Io questo qua è una label e infatti mi va a prendere la stessa idea, vedete, dinamica delle label, la voglio assolutamente modificare, vi basta fare un po' di CSS aggiuntivo per andare a sovrascrivere. Ispeziono l'elemento, vado a vedere cosa deve cambiare, vedete, c'è una classe che chiama wp-cf-set-list-item-label, ispezione, vado a vedere, text transform none, font weight 300, font size 12 pixel, questa cosa prendetela come standard e ve la togliete amorevolmente dalle balle e avete risolto il problema, anche in questo caso senza mai andare a mettere mani al codice, ok, e questo qui ce l'abbiamo e l'abbiamo fatto molto 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 bene. Allora, adesso torniamo a vedere nella nostra pagina di contatto, ci dobbiamo andare a prendere una mappa di Google e scrivere altre due o tre cazzatine all'interno. Per prendere la mappa di Google ovviamente basta andare a prendere l'iframe della mappa di Google, giustamente, andiamo a costruire la nostra strutturina veloce veloce veloce, quindi torno di qua. Andiamo nella modifica della pagina contatti, allora qui andiamo a fare un P e scriviamo via Tizio, Caio e Sempronio. Abitano in via 22, ok, pace all'anima, e qui andiamo, volendo ci potremmo andare ad inserire già toc, la nostra mappina di Google. Come si fa? Prendiamo un blocco HTML e andiamo ad inserire la mappa di Google, quella che si prende da Google Maps. Se non sapete come fare, trovate dei video nel mio canale che vi spiega come andare a prendervi la mappa. Già così dovremo avere la nostra bella mappina bella disponibile, eccola qui, ok, presa a caso. Poi qui volendo possiamo andare ad inserire anche un paio di recapiti, che male non fa, quindi andrei a vedere un attimino. Possiamo andare a prenderci nel footer dei riferimenti che abbiamo qua sotto sull'email, numero di telefono, ok, li possiamo prendere già così. Se io già li copio da qua, a rigor di logica Gutenberg me li dovrebbe andare ad inserire. Vediamo, facciamo un blocco qui,
Ok, facciamo un paragrafo che se io vado ad incollare, vedete, me li setta già come lista perché li ho copiati da sotto che erano lista, adesso li porto qua su, faccio un aggiorna e dovrei poterli vedere senza problemi, già belli che settati lì, eccoli qua, e anche belli linkabili. Quindi vedete che molto velocemente abbiamo settato anche la pagina dei contatti, quindi anche il nostro bel CSS è tutto bello fatto. Allora, basta ragazzi, abbiamo fatto. Footer fatto, la sezione delle novità è fatta, la sezione delle categorie è fatta, qui abbiamo fatto il nostro primo articolo è fatto, il motore di ricerca è pronto, la 404 è settata dal tema, le immagini le abbiamo messe, il logo le abbiamo messe, favicon messe, home page strutturata, ovviamente stiamo andando velocemente perché avevo tutti i contenuti pronti e tutto il resto. Andiamo a settare adesso invece, ci andiamo ad attivare il nostro compliance, così andiamo a mettere anche, abbiamo la mappa di Google, dobbiamo andare a settare ovviamente il banner, ok, poi vi do qualche piccolo consiglio su cosa se volete sistemare, andiamo a configurare, vediamo un attimino cosa ci dice di fare, allora procedura guidata, bla 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 bla, Unione Europea, sì, mini visitatore a Germania, altro bello, Spagna, no, il tuo sito ha un'area riservata, cioè no. In salva e continua, cookie policy generato da Compliance, link a una pagina personalizzata, va bene, me la faccio fare, nessuna selezione al momento, va bene, la mettiamo sulla privacy, chi se ne frega, pagina personalizzata, privacy, ok, genera nessun documento, salva e continua, qui ci sono un po' di setting da fare, paese, ok. L'Italia, grazie mille, se ne approvazione di consenso, no, abilitare i dati, no, rispettare, no, va bene, andiamo un po' veloci su queste cose qua, chi se ne frega, pulisci i cookie, fai scansione, ok, dai, ho trovato 42 cookie nel tuo domain, ma cosa stai dicendo? Allora, fai una scansione, vediamo un po' cosa passa al convento, forse, ci mettiamo, potremmo fare sta roba qua, ragazzi, che rottura di palle, che non aver fatto tutto il sito, ok, ce l'abbiamo fatta, salvo e continuo, andiamo avanti. Statistiche, raccogli se sì, no, al momento non ho niente, no, non ho niente, non ho niente, non ho niente, no, intanto no, perché non ho effettivamente un cacchio. Consenso per il servizio, viene sentito con terzi parti, sì, Google Maps, dove cazzo è qua, ok, poi i font sono stati implementati, con usati nel video pixel, no, cookie velocità, no, commenti di WordPress, sì, vuoi disattivare la funzione commenti per casella di controllo, no, potrete anche lasciarmela, non mi interessa. Ok, integrazione abilitate, ok, salva e continua, molto bene, sincronizzazione, creazione, strutturazione, tua mamma mucca, facciamo tutto quanto meravigliosamente, ok, salva e continua, non me ne frega un cazzo, vai avanti, tanto non devo fare il setting adesso, scegli il menu per il documento, salva e continua, pertinente, cookie banner, cookie banner, sì, cookie banner blocker, ovviamente sì, save style cookie banner, andiamo a definire lo stile del cookie banner, button right, bla bla bla, me lo metti qua, fatto così, sì, ma va benissimo, quindi per il momento va più che bene, dovrebbe essere anche già bello che è uscito, vediamo, eccolo qui, oh, molto bene, quindi abbiamo l'accetta, la negazione, la privacy policy, vabbè, questa era un attimino a sistemare, la cookie policy, le preferenze, perché abbiamo qui, vedete, i cookie con la gestione ovviamente quella granulare, se faccio nega appare qua sotto, questo me lo porto dietro un po' dappertutto, ovviamente nel mobile non lo vedo, però va bene, devo vedere un attimino come funziona, se lo voglio riaprire clicco qui, dove cazzo è andato il cursore, eccolo qua, allora clicco qui, torno su e abbiamo il consenso, vado ad accettare e pace all'anima. E il nostro sitino è bello che è finito. Ok, quindi ricapitolando, se avete la necessità di farvi un sitino super easy, super veloce, ok, con una bella grafica accattivante, potete usare la versione 2.5.0 del mio tema che uscirà con WordPress 6.2. Ripeto, non so se quando uscirà questo video questa versione l'ho già rilasciata oppure no, non ne ho la più pallida idea perché non so quando uscirà il video. Ok, poi se volete modificare dei colori, vi basta andare a cercare un attimino quali sono le dinamiche che volete andare a cambiare, ok? Tipo volete cambiare il blu degli over, tutte quelle robe lì, va bene, basta semplicemente lì avere un po' di competenza a codice, sono cose che ancora non ho integrato con possibilità da personalizza. Ovviamente per fare una SEO decente alle varie pagine vi consiglio RankMath o Yoast, anche se io continuo a preferire Yoast perché lo trovo graficamente meno invadente di RankMath, ma qui mi malediranno i morti tutti quelli che invece la pensano diversamente. E poi se volete andare a mettere online
online il sito web, vi consiglio ovviamente di andare a vedere il mio video come mettere online un sito web, dove andiamo a caricare utilizzando Duplicator un bel sitino WordPress su supporto host del buon amico Ivan Messina. Ok, bene ragazzi, lunghissimo primo video dell'anno per il canale, è tutto, io vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima e come sempre see you next time.